seria, che secondo me può essere, rappresenta un valido strumento per il designer che vuole guardare al futuro in maniera innovativa, in maniera sempre a passo con i tempi. Che cos'è il design for all? Il design for all è una metodologia di pensiero, una metodologia di progettazione, è un modo di guardare a fondo il futuro, di guardare comunque l'uomo e il suo insieme, perché appunto noi deriviamo da quello che è considerato l'epoca moderna, che ci ha considerato, che ci ha insegnato sempre a pensare all'uomo come uno standard, cioè un uomo sempre uguale, un uomo che è fatto sempre tutto nello stesso modo, che ha una certa altezza, che occupa un certo spazio, che ha una certa prestanza fisica. Invece in realtà l'uomo ha una sua diversità, una sua specificità. Appunto, sta nella... sapere includere all'interno del progetto la diversità umana, in modo tale da cogliere tutti gli spunti progettuali e rendere quindi innovativo il prodotto, il servizio di comunicazione, qualsiasi cosa che noi vogliamo andare a progettare. Il Design for All è il progetto per la differenza umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza, come possiamo leggere anche nella slide. Nella prima parte del corso si andrà a affrontare l'approccio, il processo, che è la parte effettivamente innovativa del design for all, i criteri, gli strumenti che adotterà il designer che si vuole applicare a questa metodologia, a questa disciplina, gli strumenti di implementazione e le buone pratiche. È importante parlare quali sono le buone pratiche, cioè gli esempi che sono già stati svolti all'interno di questo campo, appunto perché è un work in progress, ad esempio, bisogna guardare quello che è già stato fatto per capire quali sono stati i percorsi adottati dagli altri progettisti e comunque guardando quello che è stato fatto si riesce a capire effettivamente come avviene appunto questa presentazione. Il corso sarà strutturato su saranno professionisti di varia natura, come ad esempio ci sarà il grafico che si occuperà della progettazione, ci saranno gli imprenditori, i manager, i divulgatori, i fornitori, i giornalisti e così dicendo. Perché appunto anche nel momento in cui si comincia a progettare all'interno del design for all, si mette insieme un insieme di figure che vanno a coprire tutta quanto la diversità umana, perché appunto per rispondere alla diversità umana non è possibile che una sola persona riesca a rispondere alla diversità in maniera tale. Appunto c'è bisogno di saper collaborare attivamente all'interno di un gruppo di lavoro. I temi che verranno trattati da queste persone esterne sono appunto tutti quelli che riguardano la catena del valore, quindi i criteri che avrà il decisore privato. L'importante sarà capire infatti come ragionano i decisori, quindi capire cosa vogliono da noi e cosa vogliono dare al prodotto o comunque dal servizio per cui ci hanno chiamato a lavorare o collaborare. I criteri del pubblico, i paletti industriali, cioè quali sono i limiti che abbiamo all'interno della presentazione di un prodotto, oppure i paletti scientifico-tecnologici, quindi a livello di produzione, i paletti di distribuzione e logistica, cioè un determinato packaging perché deve essere progettato che occupa un determinato volume rispetto ad un altro. Oppure anche, cosa che se ne parla realmente poco, i paletti legati alle leggi, cioè quelle che sono le leggi che ci permettono di poter fare un determinato prodotto, un determinato tipo di comunicazione in una determinata maniera. Appunto adesso vi presento alcune buone pratiche, alcuni esempi di progetti o comunque concorsi che sono stati fatti. Questo è quello che riguarda la grill della messa di Ravenna, ed è stato un concorso svolto appunto da Design for All Italia per Autogrill e ha ricevuto il marchio Start Design for All, perché appunto esiste un marchio Design for All che è dato dall'Associazione Design for All Italia che premia appunto i buoni progetti che hanno un contenuto di accessibilità e che sono appunto progettati con la metodologia Design for All. E questo particolar modo è stato progettato all'interno della mensa.
Questo invece è un altro progetto che riguarda sempre l'autogrid, in questo caso invece è stata Autogrid Italia a chiamare l'associazione Design for All, e Cubanta aveva progettato l'interno dell'autogrid secondo gli standard appunto del Design for All, e appunto l'associazione ha riconosciuto a Milanese Est l'autogrid nel marchio di qualità Design for All, proprio per i suoi criteri con cui ha rispettato la progettazione e comunque ha riuscito a realizzare l'autogrid. E un altro esempio sono i prodotti industriali. Questo è un comando domotico che è stato progettato dalla professoressa Colla nel suo studio, ed è stato realizzato appunto l'intero prodotto e ha avuto una menzione con Basso d'Oro. E poi qua un altro esempio è il decitopo per Vicino. In questo caso è stato, oltre ad avere la menzione a Compasso d'Oro, ha ottenuto anche la qualità di Design for All Italia. In questo caso è stato progettato sia l'interfaccia e sia i comandi non visibili, cioè tutto l'insieme di interazioni che è possibile fare con questo tipo di prodotto. E qua è l'esempio sempre di questo prodotto. Ultimo esempio che porto è un esempio di comunicazione, che è l'ambito che più mi avvicina in quanto io sono un grafico, e appunto nel Design for All è applicabile anche all'interno della comunicazione. In questo manifesto, che è stato selezionato all'interno di un concorso condotto da Design for All, viene ricordata la frase, secondo me, che meglio rappresenta il Design for All, ovvero good design enables, bad design disables, ovvero un buon progetto abilita, un cattivo progetto disabilita. È importante appunto progettare prodotti e servizi che siano confortevoli, perché comunque ciò che è, soprattutto che siano belli. E il bello non deve essere considerato qualcosa di effimero all'interno del Design for All, perché spesso quando si progetta all'interno dell'inclusione sociale si tende a pensare che i progetti devono essere per forza brutti, o comunque devono essere soltanto per specifiche persone. In questo caso noi progettiamo per i tutti e progettiamo in maniera che sia confortevole e che sia bello, perché il bello rende partecipe chi usufruisce del prodotto o del servizio. Quindi questo esempio è facilissimo da capire come funziona il buon progetto abilita e cattivo progetto disabilita, perché appunto Bad Design Disables è sotto questa piccola parte retinata e appunto la scritta diventa poco leggibile. Per ulteriori informazioni vi invito a visitare il sito dello studio della professoressa Colla, e poi ci sono riportati il sito di Design for All Italia e Design for All Europa. Per il resto spero di vedervi nel corso. Grazie mille. Simone, benvenuti.